Ehi tu, lì fuori al freddo, sempre più solo e vecchio. Puoi sentirmi? Ehi tu, lì in piedi nel corridoio, con i piedi addormentati e la faccia sempre più triste. Puoi sentirmi? Ehi tu, non aiutarmi a seppellire la luce. Non mollare senza lottare. Wow, dopo Ciao le doca. Mirko! Ciao, Michela. Ciao! Ciao! Wow. Allora, buoni da mangiare! Ci dai la ricetta poi alla fine, vero? No, me la dai tu! Ah, sì. Me la dai tu la ricetta! Allora sono diventato il cuoco. Esatto, sei il cuoco di tutti noi. Intanto benvenuto, siamo sul canale Click for Italia. Io saluto tutti i miei clickers di tutta Italia che hanno condiviso, come hai potuto vedere. Con una partecipazione che mi ha lasciato un disastro. Sono carinissimi, collaborativi, tanto. Ma veramente, allora, innanzitutto volevo, vabbè, ringraziare chi c'è, chi sarà con noi. Te per due cose. La prima è la lettura di EU, che è praticamente stata, come dire, è la colonna sonora delle mie dirette là fuori al freddo, perché spiego questa cosa: non abito in un parcheggio, non abito nemmeno nella piazza, è che abito in un posto dove c'è una cosa sconosciuta che si chiama tecnologia, è l'unico posto dove prendo e quindi sono nel parcheggio. Per cui no, non vivo grazie ai proventi del libro, perché sennò sarebbe spiegato Ed è il chiaro fatto questo? giusto. Ecco perché sto in piazza, per il libro. Scherzi a parte, ho pochissima voce che per uno speaker in radio è una sorta di maledizione, ma giuro Sì. darò fondo a tutta la mia voce questa sera. Magari la faccio più calda e profonda, così è Ma a noi ci piace roca. calda e profonda, lo sai, vero? Ah, ok, allora ci sentiamo domani sera, perché sarà, tra un po' parlo così, Paperino. Sì, il libro è bello, recitalo. Allora, intanto salutiamo tutti i tuoi e anche i miei amici. In primis ho visto Gaetano, che è un tuo collega in radio, quindi lo saluto e sono Yes. lieta di averlo e è un onore anche averlo. La mia carissima collega Pat, la mitica Pat, la salutiamo. Ho visto Enzo, ho visto adesso Luisa che è collegata, quindi vi saluto tutti e anche quelli che magari conosceremo man mano. Io dico sempre che se volete fare delle domande, assolutamente mandatele, perché Non noi, io le difficili, leggerò. non Sì, non, difficili no, e non che difficili. implichino la risposta sì, no. No, dai, Mirko, da te questo non me lo aspetto, eh. No, 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 Sì. no. Da te, no, possible. Sì. Allora, intanto ti introduco. Mirko Giacchetti. Io sono andata proprio a vedere su internet, anzi dietro al libro che faccio di nuovo vedere, buoni da mangiare. Viene ancora fuori la pagina dei Most Wanted dell'FBI alla prima, che mi pare di essere tipo in ottava o nona posizione. Allora, dicevamo, Mirko Giacchetti è un 76, vecchietto. 1976, perché c'è Gaetano che a ogni puntata di Rockside mi dà sempre più anni. Ah sì? 1976, sì, non ho visto gli Ok, quelli pterodattili sono per un quelli attimo. ufficiali. Allora, speaker radiofonico, insieme appunto, dicevamo, a Gaetano.
Gaetano Monaco, dove conducete Rockside, che io assolutamente invito tutti ad andare a sentire. E quando è che ci siete voi il martedì sera, giusto? Martedì sera su Radio Studio 107 Milano. La prossima puntata, anticipo, lo abbiamo già menzionato, è dedicata agli Iron Maiden. 10 pezzi degli Iron, dove ripercorriamo la loro storia e diamo particolarmente attenzione ai testi, ai significati del testo. C'è stato Iggy Pop e i prossimi sono gli Iron. Benissimo, quindi assolutamente da non mancare. E poi possiamo dire che sei un conduttore televisivo, possiamo anche dire che sei un attore. Sì, no, ma diciamole, senza paure, senza vergogna. Possiamo dire anche che sei un redattore? Uno scrittore? Lo possiamo dire? Ecco, qui faccio subito, apriamo la parentesi. Allora, apro e chiudo. Se scrittore è uno che ha pubblicato un libro, ma sì, ci sto. Se scrittore sono i nomi, quelli tosti, cioè, ma Kafka, Dostoevskij, eccetera. Ma tu punti in alto, cioè, allora non c'è speranza veramente per nessuno, ti assicuro. Mi dicono anche vampiro. Sì, per via del film. Caleb, che è l'ultimo passato nelle sale, dove io interpreto il simpatico vampiro di quartiere, cioè sono proprio una persona così affabile, gentile, non assetata di sangue, ma carino, simpatico. Ma Mirko Giacchetti, chi è? Dicelo tu. Allora, Patrizia, che è all'ascolto, aveva scovato una bellissima biografia. Era il paziente della stanza 333, che sosteneva di scrivere racconti, tutti molto gore, tutti molto slasher, che erano i ricordi della sua vita al di fuori delle mura, ed era un soggetto da non avvicinare con le dovute precauzioni. Ecco, più o meno. No, chi è... Chi sono? Sono un papà, e questa è la prima cosa che io dico, che non è il lavoro, è la passione più bella che posso esercitare, grazie a mia figlia Sofia, una bambina che adesso ha 7 anni e nonostante il papà sta crescendo bene, e il papà impara un sacco di cose da lei. Io ad esempio adesso ho abbastanza segreti per tenere in pugno una seconda elementare. So tutto, sì, so in retroscena, so cose che le maestre non sanno, figurati, quindi. Sai che mi è capitato quando mia nipote, insomma, faceva l'elementare un po' di tempo fa, che quando aprivo i suoi libri io ero sconvolta, c'era della roba che non sapevo assolutamente. Sì. Cioè la gocciolina avevo e dici wow, ma io a 7 anni giocavo io con le macchinine. Stanno vendendo segreti atomici ai popoli del Medio Oriente, stanno facendo un sacco di cose, bravi, hanno iniziativa imprenditoriale. Sì. Ci sono i cuoricini per Sofia adesso, ma sì, ma guarda, lei se li merita tutti, vi giuro. Certo, e questo libro è dedicato a lei, no? È dedicato ovviamente a Sofia. Sì, non così, altrimenti non poteva essere. Lei è stata quella che 7 anni fa mi ha fatto, io avevo già iniziato a intraprendere un certo tipo di cammino, lei 7 anni fa quando è venuta lei a salutarci al mondo, ho detto qui devo fare sul serio, e quindi insomma ti ha messo un po' in riga la ragazza. Sì, penso sia stata la prima a riuscirci, perché mi ha guardato con le manine piccole, mi ha puntato il dito, fatta sei il mio papà, e ha detto sì, devi fare cose giuste, va bene. Ecco, anche nel libro hai un riferimento dove c'è un padre, che è il personaggio principale, appunto Davide, che incontra per la prima volta sua figlia. Ti sei ispirato al tuo incontro con tua figlia? Allora, Davide Spelletti, che è il protagonista, ovviamente non sono io, ma non lo faccio per così arte, scrittoria, eccetera, dire io non sono il mio personaggio. Io e Davide non abbiamo nulla a che spartire proprio. Se ci fosse,
Se ci fosse qualcosa di Davide in me, non sarei qui, ma non solo per il libro in sé, Certo. per quello che succede o non succede, ma perché Davide non vorrebbe fare la mia vita e io tantomeno non vorrei fare la sua. Certo. La parte inerente alla figlia, però, dai, Cuore di papà. hai un rullo di tamburo da mettere sottofondo, no? Ok, però. Stavolta no, caro mio. Vi faccio la grande rivelazione, in realtà molto del rapporto che c'è tra Davide e sua figlia ovviamente è attinto a piene mani da papà Mirko che adora sua figlia, quindi Certo. no, i dialoghi per fortuna non sono gli stessi, però la tenerezza e l'emozione con cui tutti e due si parlano, ho cercato di prenderli dalla mia vita, quello sì. Certo, anche perché è per descrivere, anche per renderlo vero, ed è vero quando lo si legge, perché arriva, lo si può solo attingere se lo provi, una cosa del genere. Quindi credo che sia importante questo aspetto. Moltissimo, cioè mia figlia ogni tanto, non sempre, o ascolta Rockside o A Tutta Pagina, che sono i due programmi che conduco. Una sera, Ogni tanto viene anche in diretta, perché io martedì scorso sì, l'ho sentita la cucciolina, parla certo, anche. parlava anche lei di Iggy Pop, quindi pensa come sta crescendo musicalmente mia figlia. Da Dio, E, bene. quando mi ascoltava da casa, un giorno poi. Dopo la puntata ci siamo visti e mi ha chiesto: Ma tu lavori a 7 anni, quindi non è che se ne rende Certo. molto conto. Mi fa: Ma tu hai sempre lavorato in radio? Gli ho detto: No, tata, io non, ho iniziato tra virgolette da poco e prima però non ero in grado di spiaccicare una parola in presenza di che so, del cartonato di una persona. Papà non parlava, era molto timido. Poi lavorando, eccetera, sono riuscire a superare questa paura e sono arrivato in radio che era un lavoro che volevo fare. E lei mi ha Certo. detto, ah, ma no, io non riuscirei, non fa per me. Gli ho detto, beh, tata, scopriremo cosa fa per te. Poi uno di quei giorni, quando è venuta con me a Milano, metà di una puntata di A Tutta Pagina mi viene vicino e mi dice: Papà, voglio parlare in radio. E io, guarda, è qua il papà. Mi ha detto: Voglio parlare di un libro che mi è piaciuto. Mi ha detto quale. È ricominciato. Lei mi ha raccontato il suo libro preferito che le avevo letto io ed ero fortunato perché ero preparato. Quando è finito il bianco, cioè nel momento in cui lo speaker parla. L'ho visto che saltava e gli ho detto: Tata, cos'hai? Mi fa: No, sono contenta perché ho superato una mia paura e ho fatto come te. Io, cioè, hai parlato al microfono e mi fa: No, ho superato un limite che avevo. Io, cioè, figurati, il È papà era lì che avanti la piangeva Sofia. e non riuscivo a fare il finale della puntata, ero lì che asciugavo i lacrimoni. No, no, così. Orgoglio di papà proprio. E fai bene, e fai bene. Senti, veniamo un attimino al personaggio scusa, al personaggio Davide, perdonami, Mirko. Vorrei iniziare con una domanda che mi è arrivata giusto prima che iniziassimo la diretta e dice, è una domanda da una persona che tu conosci molto bene, che è la Patrizia. Allora, nell'ultima puntata di A Tutta Pagina, una tua affermazione è stata la vera esclusione di chi la pratica. Davide Spalletti si sente un escluso o si è autoescluso? Cioè, sì. Sì, cosa? Ah, sì, era. O sì o no? Allora, che cos'è? Allora, e Devo qui. dire che ho una risposta mia anch'io, eh. Ah, sì, Vai, anche tu. scusami. No, no, Sì, anche tu. Sì, ho letto il ok. libro, quindi mi No. sono effettivamente volendo data una risposta. Allora, senza di uno scrittore o di uno che mette in fila parole, deve sempre parlare il libro, non quello che lo ha scritto. Per quello che riguarda Davide, quindi non parlo di me, non parlo del fare le differenze, eccetera. Davide Certo. è stato nato, cresciuto e schiacciato in un
sistema è una parola troppo complicata, in una realtà, ecco, dove non ha mai avuto possibilità. Oppure le ha avute, non le ha riconosciute e le ha sprecate o le ha masticate a metà. Per quello che mi riguarda Davide, alcuni riscontri da chi lo ha già letto, come tu, Patrizia, ma anche altre persone, alcuni mi hanno detto: Davide A è un fallito, cioè proprio uno che non, cioè, più che così non poteva fare. Altri invece mi hanno detto: Davide no. Ha dimostrato di poter fare quello che vuole, quindi è una persona libera. Altri mi hanno detto: forse Davide non si è mai ben reso conto di che cosa facesse. Altri invece mi hanno detto: guarda, che Davide, più di tutti i personaggi con cui viene lui in contatto, è l'unico che sa dov'è. Quindi è l'unico che si rende conto di quanto può essere fare una scelta difficile o meno, un atto di coraggio. Davide, io ne parlo così, come se fosse non l'amico del bar o qualcuno che conosco, ma perché io ho una mia versione di Davide. Sono, se permettete, quello che lo conosce di più, nel senso che qualche giorno assieme Sei l'abbiamo suo padre, in un passato. certo senso. Va bene, Sofia, di Davide, di Davide, no, No, sono lo zio, vabbè. sono lo zio. Sì. Direi che è un gioco al massacro. Il riferimento che fa Patrizia era riferito a un minimo di contesto, ve lo do. L'ultima puntata di A Tutta Pagina, cioè di giovedì, quindi di ieri, ho intervistato Selim Özdoğan, che è uno scrittore turco. Abbiamo fatto una bellissima intervista e nel suo libro I sogni degli altri, pubblicato dalla Emons, parla di una realtà in cui ci sono delle persone di origine turca che sono nate e che vivono in Germania. E quindi loro hanno sulla pelle questo continuo razzismo. La mia frase, riferita a tutta la puntata, perché poi il tema era quello, è che chi pratica chi è così stupido da praticare il razzismo si costruisce un muro per mettersi al sicuro. In realtà, quando si fa il muro e si chiude con i suoi amichetti del suo stesso colore, viene fuori che gli unici esclusi dal mondo sono loro che si sono chiusi dentro quattro mura, si sono messi Sì. dentro una prigione escludendosi dal mondo. Davide ha tentato di fare un muro dietro cui ripararsi. Quel muro ha tentato anche di scavalcarlo, c'è riuscito, non c'è riuscito. Questo ve lo dico, in tutta la storia del libro ci sono dei flashback, c'è cioè il presente e il passato, È più vicino e più passato, certo. lontano. Quindi ci sono i tentativi, come tutti noi abbiamo delle prove, piccole o grandi che siano, alcune le superiamo, altre no. Quindi è un muretto, non è un muro alto 2 metri e ha una parete ancora aperta. Ma tutti noi abbiamo una comfort zone, piccola o grande che sia. Quindi Certo. Davide non voglio sembrarvi presuntuoso, ma è come noi. Il complimento più grande che mi è stato fatto è che Davide, e Patrizia mi pare sia anche d'accordo, Davide è una persona quasi viva. Ognuno che lettore, a seconda della propria vita, esperienza di vita, lo rileggio in una maniera diversa e quindi questo meraviglia anche me tantissimo. Certo. Certo, dice Gaetano, ci commenta dicendo Davide sa bene quanto è dura. Sì, lo sa benissimo perché un conto è, facciamo un discorso proprio così abbastanza leggero, magari anche per ridere. Se io nasco con la camicia, il gilet e la giacca, non so mai, cioè non posso mai aver freddo, posso stare tranquillo e poi, volendo, posso mettermi con gli amici sui social, eccetera, dire che oh, la mia vita è stata dura. Un giorno ho dovuto spostare un mobile. Beh, caspita, è una cosa impegnativa. Poi ci sono persone che nascono in condizioni normali o purtroppo peggio, in situazioni disagiate, dove altro che camicia, se la sognano di notte una camicia. E quindi
Davide ha inserito, io non sono né psicologo né sociologo, ho cercato di dare un'occhiata alla realtà, quella dove vivo, non ho strumenti per capirla, per mettere in rilievo certe cose, l'ho voluta raccontare, mettendo dentro quello che è il mondo del lavoro, un lavoro che Certo. conosciamo tutti, o muori di fame con una partita IVA, o lavori 3 mesi su 12 e che chiaramente 3 mesi di stipendio non ti bastano per vivere 12 mesi, oppure sei in situazioni in call center piuttosto che supermercati, piuttosto che sempre con meno diritti e da un momento all'altro puoi rimanertene a casa tua, cioè proprio tipo così. E se tu hai Certo. una famiglia e una bambina, se ti dicono stai a casa tua, quello è un problema enorme. Molta di questa parte della società non la vediamo e non la sentiamo sui social, non perché abbiano dignità o non vogliano raccontare, ma perché alcuni non hanno manco il cellulare per raccontarlo. Quindi. Infatti, infatti. Il tempo per lì. Aspetta, perché scrivono: lui dentro la sua macchina ha tutto il tempo per riflettere e fare la sua scelta. La macchina, Davide, anche qui vi faccio uno spoiler, faccio lo scrittore che fa spoiler, è una Opel Corsa grigia, appunto, ecco tutto il mio spoiler. Sì, no, a me non piace molto spoilerare perché No, secondo no, me va no, no. letto. Poi questo soprattutto va letto nel senso non si può raccontare, non E si può qui, raccontare, va questo vissuto. lo prendo come un complimento di cui ti ringrazio. Lui è a bordo di una macchina. Ha una decisione da prendere, che prende, che prenderà, perché la decisione viaggia nel tempo, nel senso che in qualunque momento poteva fare quella decisione, non proprio quella, un qualche cosa di simile. Sono tutte occasioni perse oppure occasioni in cui la sua scelta non è diventata, pur avendola fatta, non è diventata reale ed è a bordo di una macchina e si sposta, quindi questa scelta viaggia in un percorso e prima di diventare reale ed effettiva o di essere totalmente scartata, c'è un viaggio. C'è un viaggio attraverso questo mirabello che è anche un viaggio nei ricordi, che è un viaggio nelle emozioni di Davide. Certo, è quasi un percorso nella propria vita, perché poi lui fa un percorso nella vita che ha vissuto da bambino a quel momento. Quando sei Flashback, come dicevi prima, avanti, dietro, avanti, ritorno, anzi più più indietro e indietro, ritorno, scusami, indietro, l'ho detta giusto adesso, indietro giusto, e ritorno. giusto. Quando sei, almeno penso che qui non stia svelando nulla di così arcano, quando siamo in difficoltà, arrabbiati, tristi, innamorati, le emozioni ci scardinano, uso questa parola, il controllo della nostra razionalità, eccetera, ci batte forte il cuore. A seconda della sfumatura dei sentimenti, ci colpiscono pensieri o ricordi che sono belli, brutti e non arrivano con il turnomatic. Io ho l'11, sono la rabbia perché quel giorno ero arrabbiata, adesso tocca a me. Ti arrivano in ordine come arrivano e ti fanno fare una montagna russa. Chiaramente, se sei innamorato, non è che pensi alle cose brutte, però se sei triste o se sei arrabbiato, e Davide mi pare che abbia buoni motivi per esserlo, tornano Certo. anche ogni tanto dei ricordi che lo frenano, gli fanno prendere fiato un attimo. Ma sono per lo più di tristezza, di rabbia, di solitudine, di Sì. E impotenza a volte. quella rabbia di cui tu parli è proprio la somma di una rabbia di tanti anni di rabbia. Sì, è un. Io quando ero piccolo, perché è successo, nonostante Gaetano dica di no, quando ero bambino, bambino, vedevo i film di guerra, cioè mio padre guardava i film di guerra, la televisione, eccetera, e mi ricordo di un film in cui un cacciatorpedini, non chiedetemi che film perché non lo ricordo più, un cacciatorpediniere buttava delle bombe di profondità per colpire il sottomarino su cui era ambientata tutta la vicenda. Praticamente, non so se sia vero perché non ho mai fatto la guerra, anzi, è mai stato in marina.
Dalle riprese esterne a questo sottomarino erano dei barili che arrivavano più o meno vicino al fondo ed esplodevano, facendo tremare tutto. Ok, è un film, eccetera. Io credo che la rabbia funzioni più o meno così. Ripeto, non sono uno psicologo, quindi dite sì, bravo Mirko, fate l'applauso se vi piace, se no. La rabbia, se tu non la sfoghi. Allora, avete presente i sette peccati capitali? La rabbia viene mostrata in un film, non vi dico quale, è l'unico attivo, è l'unico che riesce a fare qualcosa e non va, no, non patisce, infligge. È un focherello sotto la cenere. La rabbia è pericolosissima come emozione perché se divampa diventa anche omicidiaria, o autolesionista, non Certo. è. Però a volte, in alcune situazioni, è quel motore, è quel vapore, quella fiammella che se riesco ad accenderla crea il vapore che mette in moto altro. Mettere le briglie alla rabbia, auguri, perché altro che cavallo imbizzarrito. La rabbia è come questo barile. Se tu infili dentro rabbia, tutto andare, fai finta di niente, fai finta che non esista perché non va vissuta la rabbia, la metti lì, ad un certo punto sarà talmente tanto pieno che ti esplode in faccia e non ti arrabbi solo per l'ultima cosa che ti è successa, ma tiri fuori la rabbia, la violenza, la voglia omicidiaria e la voglia di distruggere Certo. tutto il pianeta, magari per una sciocchezza. La rabbia, come Vai, vai. tutte le emozioni, secondo me, e ripeto, non sono un dottore, eccetera, è qualche cosa che va, intendetemi, lasciata correre fino a un certo punto, ma le briglie ce le dobbiamo avere noi, perché sennò qui finisce che ci prendiamo a pugni tutti per strada per un niente. È vero. In alcune situazioni, quando magari sei discriminato piuttosto che svantaggiato, tenuto prigioniero, eccetera. La rabbia, che poi viene chiamata l'orgoglio, la ribellione, forse c'è della rabbia sotto, che va, Sì. Tu ripeto, imbrigliata. È difficilissimo, non so come si fa, quindi non vi posso dare consigli. dai, no, però guarda, è molto. Io avevo selezionato una parte che ti leggo dove la piccola Elena dice a Davide: Papà, ma sei ancora arrabbiato? Sì. Allora fai come ti dico. Quando ci arrabbiamo, il lupo che abbiamo dentro vuole uscire e mordere. Ma non dobbiamo farlo uscire. No, no, devi parlargli piano. Ciao lupo, vieni qui che ti accarezzo. Così ti passa tutto. Elena sorride e applaude soddisfatta. Quindi la rabbia è un qualcosa, va educata. È una palestra difficile. Io dico la mia, Certo. sono passibile di essere smentito in qualunque momento, ma e da chiunque. I sentimenti, le passioni, i movimenti dell'anima, le grandi cose che ci muovono, che abbiamo nel cuore, nello stomaco. C'è gente che ha le farfalle nella pancia e ha un uragano in testa, cioè cose del genere. Queste passioni ce le abbiamo tutte, sono utilissime e credo che congiunte con quell'altra estranea, l'empatia, ci permetta di vivere una vita molto più bella, molto più piena, molto più viva. Il problema è che si soffre anche di più perché una delusione delude il doppio, il dolore fa male il Certo, doppio. certo. Noi, mi pare, sempre guardandomi attorno, vedo che c'è molta voglia di attenuare le passioni, perché da adulto lo devi fare, perché da adulto ti devi preparare. Quindi molte delle passioni che noi viviamo, se non sono come per molti, e lo dico senza paura, superficialità allo stato puro, le vivono senza neanche capire bene che cosa stanno facendo, per altri le viviamo un po' attenuate, un po' spuntate, abbiamo una spada spuntata che sì, conosciamo l'amore, eccetera. Con questa
pezzo che tu hai raccontato, che tra l'altro è successo veramente in macchina, perché papà era arrabbiato per il volante, cioè per quello che ci stava fuori. E allora lei mi fece questo discorso, e ovviamente finito paro paro nel libro, però io ora mi viene, proprio meteorologia mi veniva da pensare, tu prova ad avere un lupo inferocito davanti a te e parlargli. Cioè, ce la puoi fare, devi essere un maghetto, devi capire il lupo, non devi farti sbranare. Però è quel discorso che nel momento in cui se io ho subito un torto reale, non un'arrabbiatura da volante, eccetera, quel lupo lì è un compagno fedele che mi permette di fare altro che una battaglia da solo. Cioè, le emozioni sono importantissime, non vanno mai prese sotto Certo, gamba, non vanno mai mai. ridicolizzate negli altri. Per quanto io non le possa capire o non le possa condividere, le emozioni, ancora prima dei pensieri, la pelle, tutto quello che è. Le emozioni sono dei fiori fragilissimi, ma ti Certo. danno cioè, un giardino di papaveri, per dire, cioè, cosa bellissima. Eh sì, infatti. Guarda, io credo che di quello che ci hai detto adesso lo condivido tutto e forse ci vorrebbe un po' più di educazione sui nostri ragazzi, i nostri figli, e allora avremo la speranza che da adulti potremo imparare a gestire meglio la rabbia in questo caso, perché parliamo della rabbia, ma ci sono tante altre emozioni, Assolutamente sì, anche quelle cioè, positive possono essere contro di noi, quindi vedi il buonismo, insomma. no, mamma mia, lascia stare, cioè, So, lascia apro e stare. chiudo parentesi con te perché No, io non la chiudo, adesso è una vocina. No, io penso che un danno enorme venga fatto da. Allora, il proposito è buonissimo, l'applicazione sta diventando qualcosa di tremendo. Io non giudico. Allora, sostanzialmente potrei essere d'accordo. Io non posso giudicare gli altri, eccetera. Fino a un certo punto, però, io devo giudicare. Siamo sopravvissuti ai grandi predatori, alle tigre con i denti a sciabola, perché giudicavamo il pericolo. Ora, per fortuna non abbiamo più le tigri, se no questa sera se ce n'era una affamata io ero prossimo. Però viviamo in una società che ha dei predatori diversi, dei pericoli diversi, quindi dobbiamo saper valutare le persone di Certo. cui possiamo e dobbiamo fidarci. Quindi le devo giudicare non per categorie stupide, stupide, se vuoi quello, allora lo giudichi per i soldi, la macchina, i luoghi, i vestiti, eccetera. Se è quella la vita che vuoi, fai quello. Il tuo giudizio serve alla tua condizione. Se invece vuoi una vita normale, costruirti una famiglia, avere degli amici, quello che è, devi poter giudicare. Certo. Chiaramente non lo devi fare sulla cattedra dicendo: ah, ma no, io sono meglio di te. No, io giudico, non ti reputo una persona o ti reputo una persona con cui fare o non fare qualcosa e quindi distanzio. Quando io vedo tutti questo: ah no, io non giudico, non giudico, sei Madre Teresa di Calcutta e ti fidi di chiunque ti passa sotto. Ma credo che anche lei giudicasse. Ha voglia, sì. Se no non avrebbe potuto mai fare quello che ha fatto. Se non avesse giudicato, eh? Attenzione. Il discorso dell'educazione. Ci sono purtroppo una serie infinita di reati, tra cui ovviamente il femminicidio, di cui si parla molto, e cerchiamo di trasmettere con pubblicità tutte cose che servono, concetti, segnali, numeri di telefono, tutto quello che è, sono tutte cose utilissime che servono in un momento disperato. Perché siamo alla frutta, siamo proprio a tanto così dal fondo. Vogliamo migliorare la situazione? Sì, non è continuando a mettere un cerotto sul cancro che riusciamo a guarirlo. Dobbiamo lavorare, come hai detto giustamente tu, sull'educazione, sì, a livello scolastico, i libri, la storia e la matematica, quello che è, ma anche ad un livello più profondo di emotività e emozioni, fin Certo. da bambini, cioè Sì. finché il bambino che prende in mano una biro e inizia a scrivere il suo nome, deve già essere in grado di riconoscere le sue emozioni, per gestirle, per dare il meglio di sé anche tramite le Certo. emozioni. Un adulto che ha un equilibrio
non commette determinate cose, soffre magari come un cane, ma non stermina una famiglia come purtroppo è accaduto di recente. Hai ragione. Quindi, che dire, impariamo a giudicare e impariamo anche noi a metterci in discussione, perché noi genitori, adesso io non lo sono, però sono in un'età dove potrei essere un genitore, comunque ho una nipote che è come fosse una figlia. E io quando, adesso che sta qui con me, mi pongo anche come colei che in qualche modo deve trasmettere qualcosa. E non è scontato, cioè non vive solo con me, mi sento proprio responsabile anche e cerco di ritagliarmi del tempo per stare con lei, per parlare con lei. E parlare è una cosa molto bella, cioè mollare giù il cellulare, il lavoro. Io, vabbè, a volte devo lavorare da casa e mollare le cose e dargli retta. A volte, cioè, ogni tanto ci posso cadere anch'io, cioè, del tipo, sei lì che stai facendo qualcosa. Una bambina di 4, 5, 6 anni viene a parlarti e tu dici no, adesso non ho tempo. No, io ho imparato col tempo e lo faccio sempre più spesso, mi metto, allora non è una frase superba, mi metto alla sua altezza. Io sono alto 1,87 m, lei è molto alta perché ha preso l'altezza dalla mamma, è un pregio quindi Vedi, della mamma. Sì, no, il grande. papà, ma il papà, se tutti i difetti li ha il papà, è un pregio della mamma, lei sta crescendo. Io mi chino piuttosto che mi curvo, mi siedo per terra e l'ascolto. Che sia l'unicorno che quel giorno è girato male, l'ascolto. E cerco di farle capire però anche con lei che ci sono dei momenti in cui il papà, ma anche la mamma ovviamente, non hanno la disponibilità, per cui cioè, lei deve capire che noi ci siamo. Alcuni momenti non ci siamo, non perché non la vogliamo, eccetera. Pochi giorni fa ne parlavo con Luisa, un giorno, sempre tra i segreti della seconda elementare con cui io posso ricattarli tutti, mi stava raccontando dei compagni che hanno, loro si chiamano fidanzati, poi sono amicizie, eccetera. E mi diceva, ah, questo, quella e questo qui, eccetera. E ho fatto tutto l'elenco, dico, vabbè che siete dispari in classe. Non è che sono perfettamente metà maschi e metà femmine, però dico, siete dispari, ma tu, Tata, c'è qualcuno dei tuoi compagni che ti piace? E lei mi ha detto, no, papà, no, 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 nessuno. E gli ha detto, ma ti piace qualcuna delle tue compagne? E si è girata e mi guarda e mi fa, no, 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 perché dovrebbero piacermi? E mi sono messo e gli ho detto, Tata, può succedere che tu ti senta meglio con una tua compagna piuttosto che con un tuo compagno. Non ci sarebbe nulla di male. Forse se ciò fosse, sarebbe sbagliato se tu non lo vuoi dire a papà, mamma, questo sarebbe un problema. Se adesso non ti piace nessuno, vabbè, troverai il tuo, tanto c'hai ancora, per fortuna, una vita davanti. Però se è un bambino o una bambina, non ti preoccupare. Basta che glielo dici a papà, punto. Questo, Certo. per quel poco che possa essere pratico io, era per farle capire che se mi discrimini qualcuno per il suo orientamento sessuale, sei un pirla, scusatemi il termine tecnico, ma pirla è quello che ci E vuole. pirla rimane. Certo. Bene. Abbiamo iniziato col botto, Mirko, sugli argomenti. Con te è sempre così, comunque. Sono, Cioè, mi hanno definito un budino denso, cioè metti il un cucchiaino e dici, oh, budino! eh sì, perché sono dolce dentro, no, no. Bellino lui! Sei dolce dentro, anche se tu ti disegni, non Come ti disegnano. dicono sempre che sono una brutta perzona con la Z, sono l'anima nera di un programma radiofonico, sono quello cattivo, sì, sono io. Piacere, mi Qui dicono presento. Mirko si ascolta per ore, è vero, è vero. Indovina chi lo dice? Chi ti ascolta Fammi veramente per ore? Luisa. Patrizia. Quasi. Sì. Adesso mi sono messo nei guai perché ho sbagliato la prima risposta. Aia, te la farà Adesso. pagare dopo la diretta, eh? Lei segna.
Già ci deve uccidere a me, te peraltro. Mamma mia, veramente, guarda. Allora, vediamo un altro argomento che io ho selezionato. I silenzi. Ce ne sono tanti in questo libro di silenzi, tantissimi. E ti leggo questo. Davide sente l'astio rimbalzare sulla nuca. Cerca di individuare una via di fuga, ma ogni percorso si schianta contro il padre. Per non alimentare l'ennesimo litigio, sceglie il silenzio. Come mai scegliamo il silenzio? E qui non mi riferisco a lui, ma in generale. Perché scegliamo sempre il silenzio? Perché è più facile stare zitti? Allora, vado a casa, prendo le pastiglie per la pressione, perché io ho un rapporto molto conflittuale con il silenzio, cioè se devi parlare per riempire un silenzio, stai pure zitto, cioè detto proprio così. Se non hai niente di interessante da dire, e non intendo per forza filosofia, storia, ma anche semplicemente come sta, ma che sia sincero. Se stai pure in silenzio. Quando c'è un rapporto tra le persone, il silenzio, se i due non parlano, può essere che stiano veramente molto bene o al contrario non hanno più nulla da dirsi. E lì, ovviamente, sono due situazioni diverse. Con una persona che ami, se non hai bisogno di parlare, penso che quella sia la più bella dimostrazione che. Se invece è una persona che detesti e te la tieni in casa o nella tua vita o quello che è, e non le parli, scusa, forse tu hai un grosso problema, cioè tu devi cambiare qualcosa nella tua vita subito, adesso, ieri, quindi trovare qualcuno con cui dialogare. Quando c'è un Certo. conflitto, che è il caso di cui hai parlato tu, io sostengo, come già rubo la frase direttamente a Caparezza, che il silenzio è dei colpevoli, cioè chi sta zitto è colpevole. Perché io ne ho piene le tasche di sentirmi dire, siccome, cioè, tu mi stai provocando, io sto in silenzio, tu stai dicendo che sei superiore a quella persona che ti sta provocando. A E non è prescindere che un possa. silenzio quello, è un'aggressione. Quella è una via di fuga, quella stai scappando come un cane sotto la pioggia durante un temporale, sei una cosa vergognosa. Perché prima di tutto manifesti una tua presunta superiorità. A volte, e quando c'è la prova della colpevolezza, quando fanno i superiori che usano il silenzio, vuol dire che hanno finito tutte le argomentazioni, non hanno veramente niente da dire. Quindi chi sta in silenzio o è un colpevole che sgamato sta cercando di farti credere che ti è superiore, quindi sei tu che sei quello stupido che non capisce, e Davide. In questo silenzio è altrettanto colpevole perché si può rispondere a qualunque provocazione, qualunque. Permettetemi di pensare al più stupido sulla terra che mi provoca, io devo rispondergli, gli spiego. Se non lo capisce, posso terminare dicendogli: te l'ho spiegato, non sei in grado di capirlo. Punto. Faccio il superiore? No, gliel'ho spiegato, non lo capisce, c'ho poco da fare. Cioè, se insisto, quando tu sei in una situazione di un conflitto, come io ho in mente la scena, ovviamente vi invito a leggerla, adesso faccio lo scrittore, vi invito a leggerlo, comprate il mio libro, leggetelo, leggetelo. Però quando lui è in quel momento lì, si arrende ed è colpevole di tutto quello che sta accadendo. Lui è vittima, carnefice e mandante, assieme a altri complici, altre vittime e altri mandanti. Io Sì. ripeto, sempre meglio essere chiari. Due parole sono troppo, una è troppo poco. No, di tre parole che abbiano un senso e non ti parlare addosso, ma parla. Il silenzio. Provaci. Ha ragione Caparezza, è dei colpevoli. Se tu hai ragione, ma fai il superiore e te ne vai, non puoi mimare le tue intenzioni, i tuoi pensieri, cioè chi te ne sei andato. E sono rimasto calmo, hai visto? Sai che questa sera hai come l'altra sera avevi come compagna la pioggia, questa sera è la nebbia.
Ti guardavo adesso dietro. Sai, a me piace cambiare compagnia, no? Perché Sì, eh. spesso e volentieri io cerco altre persone. Mercoledì ero sotto la pioggia e ho detto, venerdì ho telefonato alla nebbia e ho detto, ascolta, perché ci troviamo in piazza? Stiamo mezz'oretta Senti. assieme. Poi si va tutti a bere e via. Esatto. Insomma, ci sono tantissime riflessioni in questo libro. Il silenzio è una di quelle che subito ho proprio percepito dall'inizio. Poi è sempre stato quasi sempre un filo conduttore. Sempre. Ahimè sì, che lo riempie con un po' di musica. Io ho sempre avuto la perversione di ascoltare moltissima, tantissima musica, però non mi sono mai solo fermato al riff, ovviamente ascolto per lo più musica rock, non mi sono mai fermato subito al riff di chitarra, che, oh, che bello! Cioè, riconosco che alcune canzoni rock siano veramente belle, musica, orecchiabili, no? Dopo il primo impatto sonoro, la seconda cosa che mi viene da fare è: sì, ma cos'è che dice? Quindi ci sono bellissime canzoni rock che sono più vuote di una campana, e se volete vi dico anche i nomi, così magari perdiamo tutti quelli che ci guardano, oppure. No, anche perché secondo me sveleresti dei titoli che proprio, cioè, La ciao, bomba, e la ci sono. bomba, lasciamoli, magari ci facciamo una puntata un'altra volta, potrebbe essere carina, guarda. Ci so, pro o contro determinati gruppi, e ce ne sono altri insospettabili che fanno delle riflessioni mica da ridere, serie, profonde, e non, bah, cioè magari non c'è sempre solo i Pink Floyd che ci hanno fatto. Mirko, ecco. Eccomi qua. Ah, ti avevo perso, perfetto. Ok. Poi me ne sono accorto subito, se no parlavo da solo come un pirla per 20 minuti. Dicevo, Parli, no? guarda lì, se la canta, se la balla. Esatto. Non i Pink Floyd che con The Wall, che è You, che abbiamo sentito, è tratta proprio da The Wall, che è una seduta psicologica di Roger Waters, che riflette sul, rielabora il lutto, il padre, la mancanza, eccetera, eccetera, e tante altrissime cose. Ci sono stati anche piccoli e tanti gruppi. Quelle canzoni che io ho inserito, tipo Hey You, The Last Goodbye dei Kill, Nobody di Marilyn Manson, Marilyn Love is Manson. Resistance dei Muse, e The Man Who Sold the World, che è importantissima, cioè l'uomo che ti vende il mondo. Cioè, l'uomo che vendette il mondo è, nella poetica di Bowie, è questo sogno, questo mondo di fantasia in cui ha un dialogo con un personaggio che arriva da chissà dove, quindi siamo ancora un po' forse nell'orbita del Major Tom che si è perso, eccetera. Nei Nirvana diventa un urlo disperato, di disperazione. È proprio, cioè, sentire le due versioni, quella di Kurt Cobain è sofferta, ma tanto, ma si sente, ma non perché è lo sciroppo per la tosse, la droga, la situazione. Hanno due esistenze diverse, nonostante sia la stessa canzone. Io l'ho scelta nella versione di Bowie perché calza molto di più a chi è riferita quella canzone. Se la cantasse Davide sarebbe un Kurt Cobain, cioè Cobain è stato accusato di aver venduto il mondo indie, grunge, indipendente, eccetera. Davide si è venduto il suo mondo, l'ha fatto però sempre per delle scelte. Punto. Di più non voglio dire. Certo, assolutamente. Altro argomento, anche a te caro, sono i libri. Ah. Già. Cioè, potrei leggere qualsiasi cosa, ma non voglio leggere nulla, ma ti voglio chiedere, perché tu nomini alcuni libri, e ti voglio chiedere
perché hai scelto certi libri? Io te li leggo e tu, vabbè, li sai, però li leggo più che altro per gli altri, non per te. Te li leggo esattamente in ordine di come tu li hai messi sul libro, perché credo che anche l'ordine forse me lo sono posta almeno la domanda. Faccio solo un appunto, se posso, se me lo permetti. Certo, Ad un ma certo certo. punto Davide va a recuperare uno scatolone per, come tutti, cacciare quattro soldi e quindi si va a vendere dei libri, punto. Esatto, si va a vendere dei libri, sì. Allora, in questi libri trova, in ordine come tu li citi, il meglio che possa accadere ad una brioche. Perché hai scelto questo? Perché ci hai messo questo? Qual è? Paolo Tosse è un libro, mi pare, fu l'esordio letterario per quello che riguarda in Italia. In realtà Pablo Tosse è un autore spagnolo. È un libro che racconta le avventure scanzonate di un personaggio sopra le righe, divertentissimo, ma è un libro di quelli da leggere. Oltre al far ridere, piano piano si capiscono tante più cose. Sotto un bel sorriso, sotto una bella battuta pronta, sotto tanta presenza di spirito, a volte c'è di più. Cito subito Pablo Tosé, e questo, apro il sacchettino della memoria, è un libro che io avevo letto, mi ero divertito, ha anche molto, e dico, oltre a ridere tantissimo, vi farà anche pensare, se mai lo leggerete. Un giorno ho avuto l'occasione di conoscere una persona, era una ragazza che aveva il padre molto malato, malatissimo, e eravamo all'università assieme, tutte e due studiavamo filosofia, eccetera, e nel tentativo di lenire un dolore che non si può lenire, perché non si può, le consigliai di leggere questo libro per metterle un po' di, tra virgolette, buon umore, e non l'ha guarita, non l'ha fatta sorridere. Ma mentre lo leggeva, mi arrivavano i messaggi in cui mi diceva: per un po' mi sento un po' meglio. Quindi, quando sentiamo tanto dire, ah, i libri terapeutici, eccetera, ce ne sono alcuni che ti curano davvero. Lei era in una condizione particolare, per cui non l'ha curata di sicuro. Ma ci sono dei libri che hanno veramente questa forza, sono dei treni che ci entrano dentro. Pablo Tosse lo fa ridendo e poi ci porta proprio al cuore di tutto. Certo, beh, il sorriso e il ridere è di solito un ottimo treno da trasporto, ottimo. E lo si, come dire, lo si prende molto più facilmente, mettiamola così. Traghetta molto meglio tante cose che magari si digeriscono difficilmente. Con più difficoltà. Sì. Il mito di Sisifo. Ha voglia. Allora, Perché hai scelto questo? Perché ce l'hai messo? vi ho fatto lo spoiler, ho fatto l'università. Il mito di Sisifo è di un gigante che si chiamava Albert Camus, un autore franco-algerino, sarebbe un pied noir, cioè un algerino francese durante l'occupazione francese, eccetera. Non era un filosofo, non era un letterato, era tutte e due, ed è un meraviglioso scrittore che giustamente e per fortuna ha molta diffusione in questo periodo. E il mito di Sisifo, ora io non ve lo posso citare a memoria perché non riesco, si apre con qual è la vera domanda importante, cioè non è scoprire se il mondo ha quattro o nove categorie o chissà cosa, semplicemente se la vita debba essere vissuta o meno, punto. Cioè, questo uomo in un saggio che dovrebbe essere filosofica, ma sembra essere più critica letteraria, ti pone una domanda del tipo: lascia stare tutte le cose a cui vai a pensare. Rispondi alla domanda: la vita vale la pena di essere vissuta, sì o no? E questo, per chi si trova in determinate condizioni, è la risposta fondamentale. Cioè, quindi, quando trovi un maestro che ti dice:
Non tirarla per le lunghe, non ti distrarre, non cercare le categorie dello spirito. Decidi, la tua vita va vissuta sì o no? Quando rispondi a quella domanda, allora hai chiaro tutto il resto. Il mito di Sisifo poi parla della condizione dell'uomo, dell'assurdo. La definizione più bella che può rendergli giustizia è che l'uomo fa una domanda, il mondo non risponde. Questo è l'assurdo. Siamo noi che ci dobbiamo andare, tirare sulle maniche, e poi vi invito a leggere il mito di Sisifo, perché non spaventatevi, si parla di filosofia, ma è fatto in una maniera talmente, è talmente capace a farlo, che anche uno come me l'ha capito, quindi tranquilli, cioè, è veramente un'ottima lettura. Uno come te, insomma, cioè nel senso tu sei molto, Molto era decoccio. in positivo, era in positivo. Mirko era in positivo, mi conosci. Sì. Jack, l'uomo della follia. Della folla. Scusami, della Allora, folla, della perdonami. folla, sì. Seguito di Alcatraz, lo scrittore Diego Cugia. E allora, immaginatevi, ce l'avete presente? Allora, io vi dico due nomi. Uno è Renegade, Lorenzo Lamas, ce l'avete Sì. presente, sì. Oppure il Eh? Capitan Findus. Sì. Cosa Cioè, hanno in scusami. comune? Cosa hanno in comune uno bello? Fico sulla motocicletta che picchia tutti, è il Sì, Capitan con la Findus moto, che no, dà. così. È il Capitan Findus. Cosa hanno in comune questi due? Hanno il doppiatore italiano che è Pedicini, che ha una stupenda voce. Tanti anni fa su Rai Stereo 2, e non so per quale motivo ci sia riuscito, andava in onda prima Alcatraz e poi Jack, l'uomo della folla. Un programma con i testi scritti da Diego Cugia. Diego Cugia, se non lo conoscete, è un uomo che ha fatto radio, che mi ha ispirato moltissimo, in cui la radio non era il sottofondo mentre cucino, mentre rassetto, mentre faccio altro. Parlava di paura, ansia, tristezza, immigrazione, guerra, tutte cose che di norma alle 2 del pomeriggio in radio non devono passare. Proprio perché alle 2 sei lì che stai digerendo, non ascoltare queste cose che poi ti Digerisci mettere. male, cioè Per di più digerisci. poi con canzoni strane, non quelle la tunz unz unz unz. Ho avuto, e qui penso di avere, sai, le tacche della fortuna. Per tutta pagina io ho intervistato Diego Cugia. Ho Ma detto, io voglio caspita. fare radio come quest'uomo. Cosa faccio? Lo chiamo e gli chiedo se vuole essere intervistato. Ho detto, sai, i sogni è bello farli grossi, così se non si avverano puoi ritentare. E cavolo, mi ha detto di sì. E io mi sono Fantastico, ritrovato in una fantastico. puntata a sapere che avrei intervistato quello che non nego è un papà, un padre spirituale, un padre nobile, chiamalo come vuoi, perché lui ha scritto anche tantissimi altri libri, di cui ovviamente vi consiglio soprattutto, a parte la serie di Jack Folla, Il Mercante di Fiori sulla tratta delle bianche, è un romanzo. Vi dico solo, no, non vi dico niente, leggetelo, era in Mondadori. Era un romanzo che all'epoca parlava di tratta delle bianche, di donne che sparivano, che venivano instradate alla prostituzione. Quindi capite, non era un libro così. Lo leggo mentre rispondo a Facebook o sulla metro, o scendo Certo. da una fermata all'altra. E dialogando con lui al telefono in onda e fuori onda, ho imparato, cioè, il sole ti scalda, a me Diego Cugia mi ha fatto crescere. E la Certo. cosa di cui andrò fiero tutta la vita è stato, finita l'intervista, mandano dal pezzo musicale, microfono chiuso, mi sento Cugia che mi fa i complimenti, perché gli ho fatto una bella intervista. Ascolta, l'hai tenuto vero questo messaggio? No, no, me l'ha proprio di vo da voce, gli ho Bello. detto, Diego, non dirlo più perché sennò mi monto la testa, però cioè, è bello, è il momento più bello della mia vita, appunto. Caspita. Fight Club. Prima regola del Fight Club, non si parla del Fight Club. Ok, vado avanti. No, 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 cosa fai? Allora, la genialità di Chuck Palahniuk nel darci questa frase che è ad effetto e che sta bene scritta sulle magliette
È un po' la tecnica, io la chiamo la tecnica del peccato, no? Quando ti dice qualcuno, no, non fare questo perché, e te lo spiega benissimo, e tu dici, ma perché non lo devo fare? Ci provo. E quindi c'è il prete che ti spiega quali sono i peccati da non fare, e tu, combinazione, dici, ma io mai ci sarei mai arrivato a fare quella roba lì. Si La chiama grazia al prete, controdipendenza. brava, vedo che lo sai. Cioè, tu racconti i peccati o li fai? Da che parte stai? Allora, tipo Fight Club per me è tipo la Bibbia, no? Se pensate che sia un libro di pugni pieno di uomini che si picchiano, rileggetelo. Fight Club nacque dopo che il buon Chuck Palahniuk ebbe un pestaggio in un campeggio, venne picchiato per dei motivi futili e da tutto il dolore gli venne questa splendida ispirazione. Quanto sai di te se non combatti? Quindi il Fight Club, al di là del fatto che per me poi è diventato un enorme film perché era critico contro Hollywood, tutto lo star system, ed era fatto con i migliori attori di quel momento, cioè Edward Norton e Brad Pitt, le due facce di Hollywood che si accanivano contro Hollywood. Comunque, lasciamo stare. E tutto il Fight Club è intriso di un nichilismo che, per carità, magari in alcuni punti non è proprio così condivisibile, per me lo è, però è quando tu arrivi a toccare il fondo, cosa fai? Devi combattere. Poi, ovviamente, Fight Club prende una sua direzione ben precisa, Progetto Mayhem, eccetera. È un'esperienza, Fight Club, non è un libro. Cioè, molti hanno presente più il film quando Edward Norton e Brad Pitt guardano la pubblicità sul tram, c'è questo fotomodello stupendo, fantastico, di cui non vedi la faccia ma solo gli addominali, che è fondamentalmente quello che importa e interessa per pubblicizzare un paio di mutande, ti dicono che quello sarebbe automiglioramento di questi due che continuano a perdere denti, unghie e capelli a suon di pugni. Qual è il miglioramento? Essere un manichino da appendere dentro un autobus o una persona viva che lotta per non fare a pugni, perché quello è, diciamo, il momento. In realtà tutta la nostra vita è una lotta continua che non si fa sempre solo con i pugni o con altre cose di violenza. Non dico più Certo. nient'altro di Fight Club, se no vado avanti 3 ore. Guarda, salto perché voglio trattare un altro argomento, ma vado subito all'ultimo, scommessa a Memphis. Chi l'ha scritto? Un certo Giacchetti. Allora, Davide, in realtà aveva un sacco di altri bei libri dentro quello scatolone, solo che un tizio di nome Mirko Giacchetti si è infilato dove aveva questi scatoloni, ci ha infilato sto libercolo dentro. Lo Allora. sai che mi ha dato l'idea come Hitchcock, no? Che nei suoi film fa l'apparizione? Ecco, questa è stata esattamente quando l'ho Sì. letto. È un cameo di un libro che era pubblicato con Dunwich Edizioni. Purtroppo Dunwich Edizioni non esiste più e da 2 settimane non è più disponibile. Quindi sto cercando di trovare il sistema per ripubblicarla. Scommessa Memphis è la scommessa che fanno il diavolo e la morte, su come è possibile migliorare il mondo. E la morte decide di scommettere tutto su un giovanissimo Elvis Presley, cioè un ragazzo di 18 anni, timido, che fa il camionista, che non ha ancora capito chi è lui stesso, non ha ben consapevole chi sia, non ha ancora la voce, non è ancora il re, non è ancora The King, non è ancora quello che si mangia a Las Vegas appena si alza. E c'è tutto un percorso che anche un re deve imparare a portare una corona. E come lo fa? Lo fa avendo qualcuno che creda in lui. E in questo caso è il diavolo. Ovviamente non è un libro satanista dove si squarta la gente, eccetera. Qualche ora di religione l'ho fatta. Io quello che ho apprezzato perché poi il diavolo ha parecchi nomi, eccetera. Ce n'è uno che io adoro, che è Lucifero, che è il portatore di luce. Quindi è
quel, diciamolo, idiota, che sei un angelo, sei stato creato da Dio, sai che Dio è onnipotente e tu ti opponi, quindi non hai fatto un grande affare, sapevi che avresti sicuramente perso la guerra, però hai voluto e hai rifiutato un'imposizione che reputavi ingiusta del padre, cioè di sottomettersi all'uomo, della nuova creatura che tu vedevi, Lucifero, vedevi che era molto inferiore a te. Per quale motivo? Ha peccato di superbia? Sì, perché si è rivolto contro il padre, ma ha peccato di superbia anche perché ha considerato l'uomo inferiore. Mi piace questo portare la luce. Quello che io ho messo all'inferno non è il diavolo con gli zoccoli che fa cose cattive, eccetera. È quel Lucifero che cerca di portare la luce. Cambiamo un attimino discorso, ti va bene? Ma non lo so, E dai. ti leggo questa cosa. Cioè, io ne avrei da parlare adesso, andiamo verso la conclusione perché non voglio, però avrei veramente da parlare per, non so, altre 2 o 3 puntate. E leggo questa. L'emozione di scoprire un corpo che lo attende, fatto delle rime di una poesia di carne viva. E si emoziona quando scopre che lei trema, non per il freddo, non per la vergogna, ma per la felicità. Si avvicina, la stringe per mischiare l'entusiasmo di sentirsi davvero a casa. Che cos'è Possiamo chiuderla l'amore? qua? Ma che cos'è l'amore? Cioè, ma L'amor, l'amor. io, cioè, il sentire. Allora, dire a qualcuno tu sei la mia casa può sembrare una cosa che dice, ah, ma non è mica fatta di mattoni, cioè mica il tetto. Ma la casa è il posto dove tu ti riposi, dove cresci, dove ti rifugi, dove vivi, dove mangi, dove ami, dove fai tantissime cose. Dire a una persona tu sei la mia casa, e poco importa che sia un uomo o una donna, ma l'esistente di fronte a te che è la sua casa, è il tuo porto sicuro. E che cos'è l'amore? Cioè, l'amore sono sentimenti profondi che provi verso un'altra persona e che se ti togliessero l'infarto potrebbe essere solo una fortuna perché ci staresti molto più male. No, non ho mai fatto un infarto, però immagino che sia un dolore, l'infarto purtroppo ti uccide, quello no, quello continua a farti sanguinare e sanguinare e sanguinare. Non sto spingendo al suicidio, però dico forse l'infarto è qualche cosa di meglio perché ti fa soffrire di meno. Non avere più la persona che ami, che è quello che tu vedi in lei, ma è anche la carne proprio, cioè non è solo sesso, cioè di sesso adesso non so che ora sia, ma spero di aver superato il rating. Il sesso si può fare con Sì, chiunque, non è un sono problema, non è d'accordo. neanche difficile. Fare l'amore, signori, cioè, ma immagino che voi lo sappiate che differenza c'è. Non è solo una questione di carne. La poesia di carne non è una cotoletta battuta al mercato della carne, è un qualche cosa di vivo. Cioè, la poesia è una cosa concettuale, fatta di parole, effimera. La carne è qualcosa che si tocca. Lì c'è anima e corpo. Cioè, allunghi un dito e trovi il centro dell'universo. Cioè, Certo, amore. qui c'è chi scrive, è una bella dichiarazione da re questa. Quale dichiarazione di Credo amore? d'amore, Penso sì. una bella No, dichiarazione. Ah, sì, sì. credo sì. Ho A me è chiesto a mio emozionato. figlio. Ah, sì, Dimmi. aspetta. Ho chiesto a mio figlio che voleva sposarsi perché. Mi ha risposto perché è la mia casa, è l'unica risposta che avrei accettato per prenderlo sul serio. Bellissima, Enza, che Enza Mineo, salutiamo. stavi dicendo? No, dicevo, questa parte mi ha veramente tanto emozionato, proprio perché è esattamente quello che tu stai dicendo. Posso Esattamente quello. Sì. raccontare in retroscena? Certo che puoi raccontare il retroscena. Preparandosi a questa, ed è preparatissima Michela, preparandosi a questa diretta, ha letto il libro. Che, Vabbè, no, veramente anche 2 volte. Cioè, wow! questo.
No, una per godermelo, una anche per, cioè almeno io faccio sempre così, poi. È come i Fonzi, cioè finito ti lecca anche le dita, cioè una cosa del genere. Allora, Quanto adoro i Fonzis. guarda, facciamo i letterati, dai, parliamo di letteratura. Sì, No, esatto. mi arriva una sera, penso, se non ricordo male, su WhatsApp, mi arriva un Sì. messaggio di Michela, apro, vedo un libro, dico, ah, questo, sottolineato e con l'evidenza, sottolineato a matita e con l'evidenziatore. E da milanese faccio, figa, le è piaciuto sto libro? Cos'è? Ah, leggo, dico, ah, chi l'ha scritta sta roba? Poi dico, caspita, è mio. E io mi sono emozionato subito come un bambino, mi è anche salita la voce, sono emozionato come un bambino, dai, ma le è piaciuto, ma dai, ma davvero? E le ho scritto, ah, no, mi è piaciuto, ho detto, beh, io mi sono emozionato e ci siamo emozionati per così, però cioè, sono questi sono i bei momenti. Perché Sì. un libro lo puoi scrivere per farlo scrittore, avere storie da raccontare, magari anche cose da insegnare, per carità. Io ho buoni da mangiare, ma come faccio la radio, come facevo le recensioni, come faccio tutto, lo faccio proprio per parlare. Il libro è un'occasione per stare assieme, non per ascoltare me che ho da raccontare, ma per scambiarci le idee, la vita, Certo. sentimenti, Sì. emozioni. A me sì, è piaciuto molto, molto. E andando verso la fine, perché abbiamo parlato di Lucia, ma io vorrei concludere con questo, e adesso ti faccio sentire. Arrivo, eh. A me sì, è piaciuto molto. Questo è la canzone che la piccola chiede al suo papà. Mamma, Ti faccio una domanda con questa musica di sottofondo. La tua Sofia che canzoni ti chiede di metterle? Ah, l'ho traviata pesantemente mia figlia perché allora una delle prime canzoni che cantava dal sedile posteriore era Starman di David Bowie. Aspetta. Poi adora Marilyn Manson. Ultimamente ha richiesto gli Slipknot. E Duality le piace tanto. Duality poi è una canzone che ha un testo meraviglioso. E ultimamente sta subendo un'educazione coercitiva tramite Rockside. Tutti i gruppi che noi facciamo il martedì sera, lei li vuole sentire prima, quindi io glieli faccio, Belle. glieli anticipo. Comunque, e poi ha dei gusti personali suoi, cioè questa è una cosa bellissima. Ci sono, magari quando siamo in macchina. Io ascolto ovviamente la mia emittente, ma ogni tanto cambio anche radio e se sente della musica rock, ho notato questa cosa che io adoro. E non mi chiede papà chi sono, così capisce se a papà piacciono, se li conosce, se le dà l'ok. Lei mi dice papà, questo gruppo mi piace, non l'ho mai sentito chi è. E a volte io sono gruppi che manco io ho capito, eccetera. E quindi si sta formando anche dei gusti suoi personali. Ed è bellissimo perché io sto ascoltando della musica che prima non avrei mai ascoltato. E lei mi fa riscoprire ancora di più il rock classico, eccetera. Comunque, se la lasciate libera di cantare, è possibile che vi metta lì e, sì, e vi canti Starman. Bene, che dire, Mirko, io sono stata felice di averti in diretta, oramai siamo amici consolidati, Non so se, veramente. no, cioè, sai, uno che parla in radio deve sempre avere le parole, no? E dopo questa frase stavo dicendo, di qualcosa di intelligente, di qualcosa di intelligente, non mi viene perché sono contento di quello che hai detto. E ovviamente, e tiro in causa anche Patrizia, non penso di fare, e Certo, no, anche Luisa, c'è anche anche Gaetano, Luisa. sei ancora con noi, eccetera. Ho Certo. capito.
della vita che bisogna circondarsi di persone vere, concrete, reali, sincere, e quindi fai pulizia. E man mano mi fa piacere incontrare persone come quelle che ho citato, perché c'è qualcosa di più dello scambio di like o di telefonato, di messaggio, quello che è. Sentire questo detto da te stasera mi sono emozionato. E ovviamente ricambio, cioè non è che non Lo ricambio, so, lo so. ricambio e mi fa moltissimo piacere. Grazie, Michela. E io vi consiglio a tutti di leggere Buoni da mangiare di Mirko Giacchetti. Bene, Mirko, allora grazie e anche di esserti trattenuto nel tuo ufficio personale. Io ho l'ufficio grande, ve lo faccio vedere. Guarda quanto è grande. Te, per illuminarlo ci vuole fare. E nel lasciarvi saluto tutti quelli che sono con noi, ma anche tutti quelli che ascolteranno in un secondo momento questa diretta. E che dire, io vi lascio con Bohemian Rhapsody. Ciao.